Benvenuti a questa nuova puntata del blog sulla neurologia e le neuroscienze. Vi intratterrò oggi di un problema che è estremamente affascinante, che è quello dei meccanismi che sono alla base del processo della morte delle cellule neuronali o gliali e quindi delle malattie neurodegenerative. Praticamente il cervello si sviluppa fino a, in maniera molto veloce nei primi anni e abbiamo dei meccanismi che sono legati alla sinaptogenesi, cioè alla formazione delle sinapsi, dei meccanismi che sono legati alla crescita del numero dei neuroni fino a raggiungere quindi un cervello adulto che dopo la pubertà, diciamo, ha quasi assunto il suo livello di processo normale dello sviluppo. Però lo sviluppo continua anche successivamente, può essere influenzato da numerosi meccanismi come training, come l'attività cerebrale continua, l'allenamento, eccetera. Successivamente, con il passare degli anni, noi iniziamo progressivamente a perdere delle cellule nervose. Noi ne abbiamo diversi miliardi di neuroni nella fase dell'apice dello sviluppo del cervello e progressivamente ne perdiamo. Quindi con l'invecchiamento inizia un processo degenerativo del sistema nervoso e tutti quanti, chi ha superato i 50-60 anni, è al corrente dei piccoli disturbi che possiamo avere, i piccoli tremori, i piccoli disturbi dell'equilibrio, le piccole defiance nella memoria. E questo può essere accelerato o può essere rallentato attraverso vari meccanismi, alcuni dei quali sono dei meccanismi patologici che sono alla base di quelle che sono le malattie neurodegenerative. Le malattie neurodegenerative rappresentano un gruppo abbastanza vasto di patologie del sistema nervoso che in qualche modo mimano un livello accelerato di invecchiamento di alcuni sistemi neuronali assonali che portano ad una sintomatologia progressiva legata ad una morte precoce di alcuni tipi selettivi di cellule neuronali o di cellule gliali. Quindi abbiamo Parkinson, abbiamo le malattie cerebrovascolari, abbiamo alcune malattie infiammatorie, abbiamo le demenze, eccetera. Ora, in questi ultimi anni si è avuto un enorme sviluppo di quelle che sono i meccanismi dello studio e della comprensione dei meccanismi patogenetici che sono alla base di questi processi neurodegenerativi. Intanto possiamo avere dei processi neurodegenerativi che sono selettivi di alcuni sistemi neuroassonali, cioè possiamo avere una degenerazione specifica, selettiva di alcune cellule del cervelletto, possiamo avere una degenerazione selettiva di alcune cellule del sistema nigrostriatale che è responsabile della malattia di Parkinson. Possiamo avere una distruzione selettiva delle cellule gliali che sono alla base di quelli che sono i meccanismi poi delle leucodistrofie, delle malattie della sostanza bianca, compreso la sclerosi multipla e così via. Quindi il processo neurodegenerativo è un processo complesso che può selettivamente influenzare la sopravvivenza di alcuni sistemi neuronali e
portarli progressivamente ad una morte, che è una morte lenta, programmata, che si chiama apoptosi, quindi un meccanismo di tipo degenerativo, lento e progressivo, che porta alla disfunzione di questi sistemi e quindi alla presenza di alcuni sintomi. Ora, fondamentalmente noi possiamo individuare in tre grossi meccanismi quelli che portano alla neurodegenerazione. Un meccanismo di natura vascolare, quello che succede nell'ictus, che succede nell'emorragia, che succede nelle ischemie cerebrali, in cui vi è una disfunzione che può essere più o meno lenta, per esempio l'aterosclerosi cerebrale, che colpisce la cosiddetta unità neurovascolare. L'unità neurovascolare è un sistema elementare che è importantissimo per il trofismo, per nutrire le cellule neuronali, ed è costituita dai vasi che portano l'ossigeno al cervello, dalle cellule endoteliali che trasportano i nutrienti verso le cellule gliali che li prendono i nutrienti e li trasferiscono al sistema nervoso, cioè alle cellule neuronali. Quando questo sistema viene ad essere alterato, possiamo avere quella che si chiama l'aterosclerosi cerebrale. Vi sono poi degli importanti fenomeni neuroinfiammatori che possono attivare un processo di natura neurodegenerativa mediate attraverso importanti molecole che si sono scoperte recentemente, alcune delle quali sono presenti solamente nel sistema nervoso centrale e che hanno un ruolo importantissimo nel meccanismo di sopravvivenza delle cellule. Quindi il processo neuroinfiammatorio è importante per la sopravvivenza delle cellule, sia neuronali che delle cellule gliali. Ed infine abbiamo la possibilità di alcuni processi che avvengono all'interno delle cellule stesse e che possono colpire particolarmente alcuni sistemi cellulari più di altri e quindi dare delle sintomatologie diverse. Questi processi possono essere legati a diversi fattori nelle diverse cellule, possono colpire i neuroni o le cellule gliali e possono colpire in maniera diversa i diversi sistemi neuronali, per esempio le cellule della corteccia cerebrale, manifestandosi prevalentemente con epilessia, con demenza, i neuroni dei nuclei della base, dando dei disturbi del movimento come la malattia di Parkinson, i neuroni del cervelletto dando prevalentemente dei disturbi dell'equilibrio e quindi l'atassia, i neuroni spinali che possono portare poi a delle malattie progressive come la sclerosi laterale amiotrofica ed altri. I meccanismi degenerativi a carico delle cellule possono essere ereditari, possono essere anche acquisiti e possono interferire con la formazione all'interno delle cellule di alcune proteine che sono tossiche per le cellule stesse e che interferiscono con il complesso meccanismo di sopravvivenza delle cellule, portandole a morte. Quindi possiamo avere una alterazione della dinamica della sintesi di proteine che si aggregano all'interno delle cellule e quindi è uno dei meccanismi della malattia di Alzheimer, è uno dei meccanismi della malattia di Parkinson. Possono esserci delle proteine che alterano lo stress cellulare, possono esserci alterazioni che interferiscono con il sistema di energia delle cellule
neuronali. Noi sappiamo che le cellule neuronali sono quelle che più richiedono energia insieme con quelle muscolari ed esistono degli organelli all'interno di queste cellule che noi abbiamo studiato molto, che sono i mitocondri, che per primi possono andare incontro a processi di alterazione metabolica rappresentando quello che si chiama stress ossidativo, la produzione di sostanze tossiche che sono i cosiddetti radicali liberi e che possiamo in qualche modo antagonizzare mangiando verdure, mangiando vitamina E che è il più potente antiossidante che conosciamo, oppure la dieta mediterranea. Possiamo andare incontro a dei processi che alterano il trasporto delle proteine all'interno del sistema neuroassonale, quindi il trasporto assonale, oppure determinare alterazioni del sistema che pulisce le cellule dai detriti che si accumulano all'interno di esso e che quindi si accumulano nelle cellule, sono tossiche per le cellule. Abbiamo quindi, come può avvenire in una città in cui il sistema di eliminazione della spazzatura va in tilt e quindi la città si soffoca per la troppa spazzatura. Così all'interno di queste cellule si accumulano delle sostanze, che alcune delle quali si chiamano lipofuscine, che sono altamente tossiche e che quindi portano alla morte. Tutto questo processo, che è lento e progressivo, altererà progressivamente le funzioni del nostro sistema nervoso e determinerà una serie di sintomi che noi possiamo in qualche modo prevenire fin dalla giovinezza, cercando di avere appunto una vita sana, una stimolazione sana, una attivazione dei circuiti cerebrali ed una alimentazione corretta con sostanze che interferiscono sempre meno su questi processi di degradazione. Possiamo infine intervenire su questi meccanismi di tipo neurodegenerativo con tutta una serie di farmaci innovativi che in qualche modo rallentano o addirittura bloccano questi processi neurodegenerativi. Ho cercato quindi di darvi alcune linee generali sulla complessità del sistema nervoso centrale, su quello che è il meccanismo della neurodegenerazione che inizia fin da quando siamo giovani e che dobbiamo cercare di prevenire, di combattere con una alimentazione adeguata, con stimoli progressivi e stimoli dalla neuroriabilitazione cognitiva alla neuroriabilitazione motoria ed infine con dei potenti farmaci che oggi la clinica e la farmacologia ci mette a disposizione. Arrivederci alla prossima settimana.